Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di EvoSmart. Mi presento, sono Andrea e da oggi farò questa piccola rubrica che parla di videogiochi perché, come vi ha spiegato Emanuele tante belle volte, EvoSmart non è più soltanto smartphone o tutto ciò che è la parte tablet, Android, iOS, Apple, ma è qualcosa di più grande che sta crescendo piano piano. Avete già visto Emanuele che ha comprato la sua prima PlayStation 4 per iniziare a fare qualche gameplay. È nato ufficiosamente Evo Games e io sarò uno di quei volti che parlerà di videogiochi. Video molto semplici, senza bisogno di un'attrezzatura particolare o chissà cos'altro, pura e semplice chiacchierata. Parleremo di videogiochi. Il mio format parlerà principalmente delle novità della settimana, una specie di TGVG, TG dei videogiochi. Bando alle ciance, direi che potremmo far partire la nostra nuovissima sigla apposta per Evo Games. Sigla che purtroppo non è ancora pronta, quindi ci accontenteremo di un nostro logo attuale con un post-it con scritto Games, giusto per farvi capire che ecco. Mi scuso per la trollata della sigla, ma perdonatemi, la sigla è davvero quasi pronta, ma non è ancora pronta, quindi ci accontenteremo di quello che abbiamo visto prima. E passiamo però alle notizie della settimana, notizie che potete leggere sul nostro sito, su EvoSmart, che a breve subirà un bel restyling, vedrete delle cose nuove, appunto nascerà per ora in maniera ufficiosa, poi in maniera ufficiale, quello che noi chiamiamo Evo Games. Non vogliamo metterci a fare, diciamo, la concorrenza a siti molto più grandi di noi, a dei veri e propri colossi del settore, ma vogliamo trattare i videogiochi a modo nostro. Io parlo per me, ovviamente per Andrea, sono un videogiocatore di vecchissima data. Ho iniziato nel 1992 con un Intellivision, poi sono passato a un Sega Mega Drive, un Super NES, quindi potete ben capire che dall'alto dei miei 30 anni i videogiochi ne ho giocati veramente tantissimi. Mi piace parlarne, mi piace giocare, mi piace vedere, mi piace tutto quello che riguarda questo mondo. A parte qualche cagata tipo Fortnite, quelle cosine lì che proprio non mi piacciono, ci ho provato, ma mi dispiace. Se proprio dobbiamo parlare di online, preferisco qualcosa tipo i MOBA, Dota, League of Legends, eccetera. Ma passiamo alle notizie della settimana. La prima notizia riguarda la PlayStation 4, perché Sony ha corretto quel bug del messaggio killer. Non so se lo sapevate, ma in questo caso sapevatelo. Aggiornate immediatamente la vostra PlayStation 4 se non l'avete ancora fatto, perché purtroppo il penultimo firmware di Sony aveva un grossissimo bug. E se non avevate le impostazioni della privacy su privato, chiunque poteva scrivervi, anche se non eravate online, e poteva bloccarvi la PlayStation con danni anche abbastanza irreparabili per quanto riguarda i salvataggi. Quindi vi consiglio assolutamente di aggiornare la vostra PlayStation al firmware 6.0.2, che dovrebbe in teoria correggere il bug del messaggio, anzi, senza la teoria l'ha corretto, anche se probabilmente ha tirato fuori qualche piccolo problema di crash. La console tende a crashare anche se capita al meno dell'1% dell'utenza, però attenzione, io vi consiglio di aggiornare per evitare il messaggio killer e se avete dei problemi magari fatecelo sapere che in qualche modo cercheremo di esservi d'aiuto. Comunque, la seconda notizia più importante della settimana riguarda sicuramente Medieval. Non so se qualcuno di voi lo conosce, sicuramente qualcuno dei più vecchietti lo conosce di sicuro. Medieval è stato uno dei giochi che ha reso famosa la PlayStation. Parla delle avventure di Sir Daniel Fortescue, che è un falso eroe, che tutti pensano che sia un eroe, ma in realtà era un minchione che è morto malissimo in guerra e che comunque ritorna in vita per diventare un vero eroe e sconfiggere il cattivo della situazione. Medieval è un gioco che è uscito circa 20 anni fa. E che era un po' sparito dalle scene perché, nonostante abbia avuto un successo clamoroso all'epoca, con tanto di un seguito e un remake sulla PSP, era sparito dalla circolazione perché, evidentemente, Sony, e non solo, voleva puntare su altri generi, eccetera. Ma l'anno scorso, forse anche complice il successo della Madonna di Crash Insane Trilogy, il remake di Crash, per chi non lo conoscesse, ma non penso che esista nessuno sulla faccia della Terra che non conosca questo remake. L'anno scorso la PlayStation Experience, l'ultima PlayStation Experience, perché quest'anno non la faranno, l'hanno annullata, il presidente dei Sony Worldwide Studios aveva una maglietta dove, grazie a questa maglietta, ha annunciato con un teaser trailer di 30 secondi il remaster in 4K, per chi ha PlayStation 4 Pro, di Medieval. Non si è ancora capito bene se sarà un remake, un remaster o un'operazione tipo quella di Crash, che è un po' un mix fra le due cose, perché e Crash non si può definire un reboot perché non è ricominciata la serie, il gameplay è esattamente lo stesso, ma hanno proprio buttato via tutto quello che era la parte grafica e rifatta completamente con un motore grafico moderno,
mantenendo comunque tutta l'anima del gioco originale e anzi andando a recuperare anche qualche livello segreto che non era mai stato pubblicato. Io propendo per questo tipo di appunto di diffusione, un mix fra remaster e remake, perché visto come è andato bene Crash, sono sicuro che Sony non faccia la cagata di rimettersi a rifare il gameplay di un gioco che la gente vuole, perché quando è stato annunciato l'anno scorso è stato un subbuglio allucinante, però dopo quell'annuncio il gioco è completamente sparito dalle scene, non se ne è più saputo nulla, è passato quasi un anno e finalmente Sony, abbiamo anche la notizia sul sito, nel suo ultimo PlayStation Podcast ha annunciato che fra un paio di settimane ne sapremo qualcosina di più. Forse ne sapremo di qualcosa di più alla Paris Games Week. Vediamo che cosa ho intenzione di fare. L'attesa è molta, davvero tanta. Speriamo che Sony non faccia cagate assolutamente. Passiamo ora alla terza notizia, che non riguarda finalmente Sony. Mi scuso se questo video potrà sembrare un po' Sony-centrico, ma la concorrenza non ha fatto molto parlare di sé durante questa settimana, purtroppo, quindi le notizie sono un po', diciamo, a senso unico. Ma ora parliamo di Nintendo e parliamo di Switch, parliamo di Pokémon, parliamo anche di Game Freak, parliamo un pochettino di tutto quello che è Pokémon, perché come ben saprete a breve dovrà uscire Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, ma non sono i due giochi della serie principale, assolutamente no, non sono la nona generazione, non sono nulla, sono un po' una via di mezzo, un antipasto di quello che può fare Pokémon su Switch con un gameplay che è preso paro paro da Pokémon Go. Invece di camminare in giro col cellulare si cammina controllando il personaggio, tornando alla regione di Kanto, comunque diciamo un po' un mix di quello che era il primo Pokémon, i primi Pokémon blu e rosso, con le meccaniche di Pokémon Go. Mentre il Pokémon RPG nuovo non sappiamo ancora che cosa sarà, sappiamo che uscirà nel 2019, e una notizia molto 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 importante: potrà comunicare tramite la banca Pokémon con le vecchie generazioni, anche se ancora qui non sappiamo di preciso come, però Nintendo ci ha assicurato che se uno aveva dei Pokémon in Ultra Sole, Ultra Luna e non so anche nei vecchi, questo non lo so, potrà comunque in qualche modo trasferirli alla nuova generazione. Per fortuna, perché per uno che deve completare il Pokédex probabilmente gli servirà. Passiamo alla quarta notizia. Questa non è una vera e propria notizia, ovviamente, sono soltanto delle chiacchierate, perché anche sul sito facciamo già e faremo in futuro delle semplicissime chiacchierate di videogiochi, perché ci piace anche un pochettino provare a capire che cosa ci riserverà il futuro dei videogiochi. Sì, intanto qua dietro Resident Evil 0 che ho finito l'altro giorno, e il nostro carissimo Alice ha scritto un articolo sulle possibili esclusive che accompagneranno PlayStation 5, che probabilmente sarà annunciata a breve. Le esclusive le potete leggere sul sito, comunque non è difficile da immaginare che cosa Sony vorrà portare sulla sua nuova console. Molto probabilmente Horizon 2, Bloodborne 2, se non ci fa la sorpresa di annunciarlo già per PlayStation 4, visto che è qualche settimana che girano dei rumors riguardo a From Software, che deve fare un annuncio molto grosso, ma mi sembra strano che From Software da sola annunci un seguito di Bloodborne, che è un IP di Sony, quindi mi sembra difficile questa cosa qui. Però non si sa mai. Se nessuno annuncerà niente per PlayStation 4, secondo me sarà una delle possibili esclusive di lancio di PlayStation 5. I tempi sono maturi, è passato abbastanza tempo, Bloodborne ha avuto un successo clamoroso ed era anche un gioco veramente bello. Però, pensando anche un pochettino più in piccolo, non penso che Sony voglia portare soltanto dei AAA della Madonna nella sua nuova console. E anche secondo Alice, visto che comunque lui è abbastanza fanboy della serie, potrebbe esserci anche Gravity Rush 3, un giochino che non ha avuto, cioè il seguito di un giochino che non ha avuto troppo successo, ma che è secondo me una piccola perla, un piccolo capolavoro. E perché no? Magari anche un nuovo Wipeout, anche lì i tempi sono maturi. E cioè, io sono convinto che Sony, per spingere la VR, abbia bisogno di un gioco bello frenetico come Wipeout. Ultimo ma non ultimo, purtroppo devo sempre parlare di nuovo di Sony, ma ve l'ho detto già prima, perché Sony ha annunciato gli sconti di Halloween, quindi se volete provare qualche gioco particolare ci sono degli sconti veramente interessanti. Io ho preso la collection di Resident Evil Remastered 1 e 0 a 9,90 tutte e due, contando anche qualche DLC che c'è in mezzo, costumi eccetera, quindi
sicuramente potete trovare qualche offerta che potrà fare al caso vostro. La lista completa ce l'abbiamo sul sito, comunque vi metterò il link qua sotto. Siamo arrivati alla fine del video, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Io sono un po' arrugginito, è più di un anno che non faccio video di nessun tipo, quindi perdonatemi se qualche volta mi impappino. Cercherò tramite il montaggio di sistemare un pochettino certe cose e pian piano sistemare anche la location, l'attrezzatura eccetera, ma datemi del tempo. Spero davvero che questo video vi sia piaciuto, perché io amo parlare di videogiochi e spero che ci sia fra di voi qualche appassionato, qualcuno a cui piacciono i videogiochi come piacciono a me, come piacciono a noi, come piacciono a tanti, che abbia voglia di commentare, discutere, farmi domande, chiedetemi quello che volete. Io vi aspetto nei prossimi video che ci saranno, mettendoci anche ogni tanto qualche chicca, tipo un sapevatelo. Lo sapevate che oggi, il 20 ottobre del 1999, 19 anni fa precisi, anche se probabilmente il video uscirà domani 21, però oggi 20 ottobre 19 anni fa usciva Crash Team Racing, quindi potrebbe anche essere di buon auspicio sapere questa cosa, perché probabilmente anche di quello uscirà la remastered, sono abbastanza sicuro. Spero anche di non essere stato troppo noioso. Per adesso, ragazzi, è tutto. Un saluto da Andrea, ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti.